Onorevoli ministri, onorevoli senatori e deputati, autorità, signori relatori, distinti ospiti, è per me un grande onore presiedere questo incontro dedicato alla presentazione del quinto rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà sul tema sussidiarietà e formazione professionale, cui interverranno in qualità di relatori il professor Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, il senatore Tiziano Treu, più volte Ministro della Repubblica e attualmente Vicepresidente della Commissione Permanente del Senato sul Lavoro e Previdenza Sociale, il dottor Dario Freddi, Di Freddi, Presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri, il dottor Andrea Oliviero, Presidente nazionale delle ACLI. E infine interverrà più tardi l'Onorevole Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi per le conclusioni. L'onorevole Giuseppe Fioroni, per noti impegni, non è potuto intervenire, ma si scusa con i presenti. La sala del capitolare del Senato, che oggi ci ospita, all'interno del convento di Santa Maria sopra Minerva, offre una cornice prestigiosa al nostro incontro. Tra gli eventi che vi hanno avuto luogo, ricordiamo che nel 1633, in questa sala, si celebrò il processo della Santa Inquisizione a carico del pisano Galileo Galilei, cui fu imposta l'abbiura delle proprie tesi astronomiche sul sistema eliocentrico. E fu proprio in questa sala che lo stesso Galileo celebrò la celebre frase «Eppur si muove». Al Senato della Repubblica va il nostro ringraziamento per averci concesso questa prestigiosa sala, per questo nostro incontro. In particolare desideriamo ringraziare il Presidente Schifani, che avrebbe dovuto essere con noi, ma ha dovuto rinunciarvi per sopraggiunti impegni istituzionali. Mi pregio di leggere il suo messaggio augurale al Presidente Vittadini e ai partecipanti. Gentile Presidente, desidero ringraziarla per l'invito alla presentazione del quinto rapporto sulla sussidiarietà 2010, sussidiarietà e istruzione e formazione professionale in Italia, che sarà presentato oggi, il 13 aprile, presso la Sala Capitolare del Senato. Concomitanti impegni mi impediscono di essere presente, come pure avrei voluto, ma desidero esprimere il mio plauso all'iniziativa che anche quest'anno offre utili spunti di riflessione su un tema di assoluto valore per la crescita del nostro Paese. L'indagine condotta nel rapporto, attraverso un puntuale e costante lavoro di raccolta ed elaborazione di dati, si sofferma su uno degli aspetti centrali della società. Formazione significa infatti istruzione, occupazione, sviluppo, benessere, ma nell'accezione sociale del termine garanzia di crescita e di legalità. Augurando pieno successo all'iniziativa, invio a lei e a tutti gli intervenuti i miei più cordiali saluti e auguri di buon lavoro, Renato Schifani. Cedo ora la parola al professor Vittadini per la presentazione del rapporto 2010. Quando abbiamo deciso di fare questo rapporto sull'istruzione e formazione professionale, in collaborazione con il CNR, in particolare con Elena Ragazzi, che insieme al professor Lauro ha curato la ricerca e il volume, ci siamo resi conto di trattare un tema che nello stesso tempo, secondo me, è fondamentale e un po' non al centro dell'attenzione, perché evidentemente sembra al centro dell'attenzione del nostro Paese temi che in realtà sono meno determinanti. Ma se pensate che il tasso di dropout che c'è nel nostro Paese è uno dei più alti del mondo diciamo sviluppato, e che il tema dei mestieri è uno dei temi più fondamentali come lacuna nel problema della ripresa del nostro Paese, gli industriali, gli imprenditori reclamano la mancanza di gente che sappia sostituire le vecchie generazioni per il mestiere vuol dire un lavoro che abbia nello stesso tempo una capacità intellettuale e anche una capacità manuale. Capite come questo è uno dei temi cruciali del nostro Paese, perché per la prima cosa voi sentite che
il tasso di disoccupazione è sul 29% a livello giovanile tra i 15 e i 24 anni, e secondo, sembra che oggi, ancora oggi, fare un lavoro manuale, manuale non voglio dire fare un lavoro manuale non specializzato, anche un lavoro manuale specializzato è qualcosa che debba essere degli extracomunitari. I nostri giovani è come se avessero assunto un pensiero secondo cui questo è degradante, anche se magari facendo un idraulico, l'elettricista o il falegname si guadagna 3 volte di più che qualunque lavoro impiegatizio. Allora noi abbiamo voluto cercare di capire che cosa sta succedendo, evidentemente ragionando coniugato col termine sussidiarietà, cioè capendo come dal basso, come a livello micro, si stanno muovendo due diverse entità, gli istituti di formazione professionale di tipo statale quinquennale e i centri di formazione professionale che sono soprattutto di origine privata, ma qui privata vuol dire qualcosa di diverso del privato, perché se vogliamo chiamare privati i salesiani, le ACLI, piuttosto che gli artigianelli e le nuove realtà, è chiaro che c'è un privato che neanche il termine privato sociale, oppure gli enti di emanazione cooperativa dà giustizia, è un privato che è il corpo intermedio della nostra società. Allora, la nostra indagine quindi è, diciamo, consta di diversi livelli, lo potete vedere nel libro, un'indagine quantitativa che a sua volta è stata svolta su i presidi e i direttori di ECFP e sugli alunni, e a questo si accosta una indagine qualitativa sia a livello di focus group che interviste con i protagonisti, che oggi avrà la sua rappresentazione, la presenza del presidente delle ACLI e di Dario Di Freddi, responsabile della piazza dei mestieri, darà uno scampolo di questo livello qualitativo che nessuna indagine quantitativa può esaurire. Evidentemente tutto è stato fatto a puntino sotto il profilo statistico dall'equipe capitanata dal professor Lauro, un campione di 768 allievi con campionamento casuale di 12 allievi diplomati o qualificati nel 2008 per ciascuno dei 74 IPS e CFP realizzato col metodo CATI. Abbiamo scelto delle regioni campione, Piemonte, Lombardia, Lazio e Sicilia, avremmo voluto usarne qualcosa in più, ma guardate che una delle cose più gravi della formazione professionale d'Italia è la mancanza di dati. Già manca per la scuola, diciamo, più tradizionale, ancora un'anagrafe degli studenti e anche addirittura una pianta organica dei professori. A livello di formazione professionale, sento che le competenze sono di tipo regionale, è come mettersi in un ginepraio. È stato un miracolo portare a termine 4 regioni e ancora di più auguriamo ai prossimi di essere più fortunati. Allora, cominciamo a dire, e l'altra cosa voglio dire in premessa, che non si può a regime dire che confrontare le due scuole, perché gli istituti di formazione professionale sono quinquennali, i CFP sono triennali. Però certamente rispetto ai due problemi che ho detto, guardare qual è il focus delle due scuole è interessante. Quindi anche i dati che daremo dopo non sono da vedere chi è meglio, stiamo parlando di cose diverse, però è interessante vedere come alla fine il quadro che ne traiamo non sia un quadro univoco, uno è meglio dell'altro, né, come dire, del tutto sconfortante. Stiamo vedendo qualcosa che è interessante di venire. Allora, cominciamo a vedere le prime evidenze di queste caratteristiche. Evidentemente vedremo subito che il quadro di persone che sono, diciamo, nel CFP, lo vedremo anche nelle prossime slide, è più problematico. Abbiamo sotto tutti i punti di vista persone nell'IFP più, tra virgolette, normali, come vedremo, persone che vengono alla terza media, famiglie in maggior quantità più regolari, situazioni anche dal punto di vista sociale migliori.
sia da questo punto di vista che del secondo punto di vista, soprattutto in questo, il CFP ha la funzione di recuperare il dropout, mentre la gran parte delle persone che si diplomano dagli FP statali sono gente che sceglie, secondo me ancora in misura insufficiente, dopo la terza media, un percorso di doppio canale. Il CFP va a recuperare persone disagiate, recupera questo dato del 30% di dropout che ha la nostra scuola, un dato impressionante, e mentre il primo risponde alla domanda io voglio fare qualcosa di diverso che il liceo o altro, il secondo dice gente che invece si è già persa e quindi è andare a recuperare in questa grande area qualcuno che se no andrebbe a ingrossare quella statistica che è stata fatta e quella descrizione dei giovani italiani, per cui c'è gente che né studia né cerca attivamente un lavoro, quindi paradossalmente ingrassa ancora di più la quota dei disoccupati, oppure se cerca lavoro ma non lo sta facendo. E quindi diciamo che schematicamente possiamo dire di da una parte di gente che vuole avviarsi a mestiere, dall'altra parte gente che deve essere riavviata a una vita sociale. Questo diciamo che è il quadro della questione, perché già questo ci dice l'importanza di entrambi i settori, non pubblico o privato, ma integrazione, perché è importante avere le due cose, è importante permettere, e spero, ripeto, anche più in futuro, una strada alternativa a quella semplicemente dello studio intellettuale, a chi lo voglia, anche a chi non lo faccia, diciamo, come seconda scelta, come recupero rispetto a un fallimento, ed è importante non lasciare al fallimento gente che se no evidentemente rimarrà emarginata tutta la vita, perché non studiare e lavorare vuol dire avviarsi poi a fenomeni di emarginazione. Dato questo quadro, andiamo a vedere alternativamente quali sono i giudizi che vengono dati. Perché prima di tutto voglio spezzare una lancia della nostra indagine, un'immagine disastrosa della formazione professionale, tale quale viene data certe volte da certi organi di stampa, che dicono che è disastrosa l'università, che dicono che è disastroso tutto nel nostro paese, è qualcosa che non corrisponde a verità. Abbiamo casomai dei chiaroscuri, come vedremo, ma non semplicemente qualcosa di non valido. Infatti vediamo dalla prima risultato che se contiziamo i buoni e gli adeguati, il giudizio sull'insegnamento ricevuto è per il 70% positivo per quel che riguarda gli FP, e altrettanto positivo è quello che è nei CFP. La gente è contenta di avere questi risultati, poi ci soffermeremo su alcune questioni dei CFP, ma la soddisfazione di questi tempi non è mica normale, perché siccome la gente si lamenta di tutto, che uno dica che è contento di aver fatto qualcosa non è male. E lo sottolineo sul CFP, che perché se confrontiamo con quello che viene nell'indagine OCSA, che il 38% dei quindicenni ritiene che la scuola sia un luogo dove non si ha voglia di andare, che il 74% dei qualificati del CFP, cioè gente che ha avuto un dropout, indica invece che è contenta, beh, insomma, è una cosa che dovrebbe farci riflettere, perché, come dire, la crisi è veramente, come dire, basata su queste realtà, o è qualche caso crisi innanzitutto della scuola tradizionale, dei licei, dell'ordine di così. Ciò detto, cerchiamo di capire, poi vedremo come si distingue per CFP e IFP, innanzitutto il giudizio sull'interno, sul percorso scolastico. Cosa abbiamo visto dal punto di vista delle ragioni della soddisfazione? Un processo formativo centrato sulla persona e sulla sua accoglienza, il coinvolgimento personale del formatore, la valorizzazione dell'esperienza, l'attenzione alla dimensione della bellezza anche nella formazione, stage e attività integrative concepiti come funzionali al processo educativo e formativo, il particolare rilievo dato all'orientamento e alle relazioni con le famiglie e il sistema imprenditoriale. Questo chiamiamo valori di sussidiarietà, perché cosa vogliono dire? Che per insegnare un mestiere o per recuperare un dropout non basta addestrare, brutto termine che era venuto di moda qualche anno fa. L'aspetto umano, per giovani che si oppongono di fronte a un lavoro di tipo applicativo, è fondamentale, direi sempre,
ma soprattutto quando io devo insegnare qualcosa che ha nell'ordine, nella bellezza, nell'armonia, nella funzionalità, qualcosa di fondamentale, perché capite che l'esempio, lo sguardo, quel che vedo, quel che faccio, non può essere semplicemente frutto di qualcosa di intellettuale, soprattutto, come vedremo, quando io ho avuto problemi iniziali. Io vedo qua molti dei protagonisti anche che sono stati interrogati durante questa indagine e possono loro testimoniare come l'aspetto motivazionale è fondamentale. Da questo punto di vista, nelle prossime slide, vediamo che se guardiamo l'interno della scuola, poi vedremo l'esterno dove si ribaltano i termini, abbiamo un risultato che è buono nelle FP, centralità della persona, valore della bellezza, poi torniamo indietro su questo alla fine, valore dell'esperienza, poi stage, laboratori, attività educative non tecniche. Vedete, abbiamo investigato, poi lo potete vedere nella cosa, un po' tutto. Questa attività interna ha dei risultati buoni nell'FP, ma addirittura altissimi nei CFP che dicevo prima. E questa è una cosa molto importante. Cosa vuol dire? Che per una gran parte della gente che viene recuperata dopo il dropout, questi CFP hanno una capacità di reintegrare umanamente. Se voi leggete le parti di testimonianza del libro, e penso che Oliviero e Odifreddi potranno raccontarlo, il lavoro è innanzitutto un lavoro di rimotivazione, di gente che non è in grado all'inizio di stare. Ma quindi vuol dire che innanzitutto io parlo alla ferita che hai dentro, alla fatica, al fallimento, e riesco con la bellezza, col coinvolgimento, con l'attività, a ridarti una ragione per cui tu puoi appassionarti a far qualcosa. Perché quella caduta del desiderio di cui parlava il Censis, l'appiattimento del desiderio, vediamo in questa parte più debole della nostra popolazione essere un dramma. Allora ho bisogno di gente che è in grado di fare questo lavoro. E da questo punto di vista, poi potrete apprezzarlo con più precisione quando vedrete il libro, questo modello di tipo statistico costruito da Carlo Lauro mostra come questi valori nel loro complesso riescono, vedete, questo è un modello che fa percorsi causali e che abbiamo denominato modello appunto con valori sussidiari, permette un nesso tra costruzione del capitale umano, inserimento nel lavoro e inserimento nella società. Quindi la prima evidenza importante della nostra ricerca dice l'aspetto motivazionale, ripeto, in termini generali, e io dico non è scontato, è la soddisfazione complessiva. Di fronte a un dato di tipo internazionale dell'OCSE che dice di una disaffezione alla scuola, paradossalmente in queste realtà la gente si affeziona, soprattutto in queste, diciamo, che hanno un'origine di tipo ideale. Si può dire con una battuta che il lavoro di Don Bosco continua, il lavoro alla Don Bosco, il lavoro per cui io non misuro innanzitutto il fallimento di una persona, ma io vado a vedere quanto questa persona possa essere recuperata. E quindi, diciamo, questo è un primo dato importante, che ripeto, essere migliore nei CFP che negli enti di formazione professionale. Però evidentemente tutto questo ha uno scopo, che è la seconda, diciamo, grande punto sintetico della ricerca, l'inserimento lavorativo. Cosa vuol dire rispetto all'inserimento lavorativo? Questo sforzo ha un ritorno. Ora qui si ribalta il risultato. Noi, come vedete, abbiamo visto diplomati dopo 2 anni e mezzo dal loro percorso, quindi stiamo parlando di gente che ha già fatto un percorso nel lavorativo. E allora scopriamo una cosa interessante, che il 60% di coloro che hanno fatto gli istituti professionali di Stato di 5 anni ha lavoro. Voi direte 40, il 60% delle persone ha lavoro, e se vedete la torta di sotto, ha trovato il primo lavoro in meno di un mese,
in 1-6 mesi per il 30%, in 1-6 mesi il 31,6%, 7-12 mesi il 7%, quindi il 70% di questa gente ha trovato lavoro, poi bisogna vedere se riesce a tenerlo, ma come dire, ha innanzitutto un buon risultato, secondo me superiore a quello delle statistiche normali. Meno lusinghiero il risultato dei CFP, 44% di occupati, ma qui la nostra considerazione è: bastano 3 anni per recuperare un gap che non è solo professionale ma è anche umano. Probabilmente 3 anni sono un punto d'ingresso per alcuni, ma l'idea di una continuità come nelle ultime riforme legislative è fondamentale. Noi stiamo parlando di qualcuno che probabilmente i primi anni deve rimparare una vita sociale, deve rimparare a non fare rumore in classe, e quindi l'avviamento a un mestiere che poi venga tenuto col mondo imprenditoriale è un fatto che può non bastare. Infatti vediamo che in tutte le statistiche, meno in una che poi vedremo, i risultati dell'istituto di 5 anni, se può confrontarsi, è certamente migliore anche dal punto di vista del tempo di attesa. Passiamo poi ancora per vedere altri dati, quello riguardante la tipologia del contratto. Anche da questo punto di vista abbiamo un buon risultato. Il lavoro delle persone che vengono di FP hanno un lavoro a tempo pieno, almeno nel 35-40% dei casi un contratto a tempo determinato di tipo solido. Qual è la debolezza? La debolezza degli IPS, probabilmente perché deve crescere la qualità, è la congruenza. Noi vediamo che per almeno il 50% dei casi l'IFP non è in grado di dare una congruenza, vuol dire che si trova un lavoro ma non è ancora quel mestiere, almeno per la metà che si vuole, quel mestiere qualificato, perché l'ho detto all'inizio, lo scopo della formazione professionale non è solo un lavoro ma un lavoro che sia qualificato, e diciamo che nel passato questo poteva avvenire, almeno negli anni 70, quando magari il livello di istruzione medio era più basso, noi avevamo degli istituti professionali, non solo tecnici, capaci di sfornare persone che avevano una grande capacità del mestiere. Il boom industriale italiano ha a che fare anche con gli istituti professionali. Questo è il punto debole, diciamo. I CFP, invece, come dire, hanno un risultato, anche da questo punto di vista, inferiore, ma vedete la cosa strana? Quelli che lavorano hanno una congruenza maggiore. Perché? Perché probabilmente il livello di qualità, di soddisfazione, di gusto non riesce a recuperare la gran parte, ma quelli che recupera li recupera, perché la passione, poi sentiremo i nostri testimoni, la passione per il lavoro permette poi di imparare un mestiere. Io ho presente alcuni esempi che, quindi qui oltre a quello delle Acri, appunto Piazza dei Mestieri a Torino, piuttosto che Aslam a Busto Arsizio, Galdus a Milano, Cometa a Como, Impresa, dove oltretutto il coinvolgimento del mondo industriale è per imparare un mestiere. Quindi non tanti, non quelli che si vorrebbe, ma quelli che si trovano bene. Ancora, per tornare agli FP, è buono anche il livello di retribuzione. Qui stiamo parlando soprattutto di gente che lavora nell'impresa, ma avere che il 50% abbiamo il 30% oltre 1000 euro a 2 anni di cosa, dopo una non qualificazione. Voi sapete, andate a vedere i dati di Alma Laurea, che ne dicano certi giornali, fare l'università serve ancora moltissimo, la differenza ormai di retribuzione è fortissima. Chi non è qualificato è penalizzato, nonostante questo abbiamo un buon risultato, che chiaramente ancora nei CFP, sempre per le ragioni dette sopra, è inferiore. Interessante poi, per concludere, diciamo, l'inserimento sociale, perché in entrambi i casi i risultati anche qui sono interessanti, perché noi abbiamo certamente nell'IPS e FP un grado di coinvolgimento, ma la cosa interessante è che questo è interessante quasi uguale nel CFP. Se parliamo di gente che era all'inizio esclusa, che era quasi assente dal mondo, non solo dal mondo finale, dal mondo sociale, i risultati sono interessanti. E qui quindi abbiamo questi profili finali. Cosa possiamo concludere? Che appunto gli istituti professionali di Stato
assicurano un lavoro al 60% delle persone, danno anche delle condizioni di lavoro che non siano semplicemente di emarginazione, probabilmente devono crescere sul piano qualitativo per permettere quella attenzione al mestiere di cui parlavamo sopra. I CFP non sono ancora in grado di arrivare a questi risultati quantitativamente, ma per chi arriva, proprio forse per il motivo motivazionale, qualitativo, ideale, riescono ad insegnare un mestiere. In entrambi i casi stiamo parlando di sistemi che sono interessanti, non sono sistemi degradati come potevamo pensare, sono sistemi che secondo me sono una delle possibili infrastrutture del paese. L'ultima cosa che vorrei dire è il risultato interessante in Lombardia anche dei CFP sul piano occupazionale, che ribalta un po' i risultati. In Lombardia i CFP hanno un risultato migliore degli istituti professionali. Perché? Perché lì si apre un ultimo tema che solo accenno, il tema diciamo politico di interventi. Come sapete in Lombardia da 2 o 3 anni, è entrato il meccanismo della dote, cioè l'idea che sia la famiglia che possa scegliere l'istituto professionale e quindi sceglierlo sulla base di qualità. Questo ha portato a una diminuzione degli enti e a un miglioramento qualitativo di quelli che ci sono. Perché? Perché evidentemente nel momento in cui io, soprattutto in questi casi, riesco a scegliere gli enti che sono più utili, più interessanti, si ha un trasferimento da enti magari meno capaci ormai di assicurare una formazione professionale a enti più capaci. Allora questo apre, non è che sto dandolo come risultato complessivo finale normativo, ma apre anche il tema di che formazione professionale. Sul sussidiario negli ultimi tempi abbiamo ospitato un dibattito abbastanza vivace tra diverse regioni, Toscana, Emilia, Lombardia, con gli assessori. Anche il modo con cui si eroga la formazione professionale, il coinvolgimento degli enti, è fondamentale per questo risultato. Concludendo, evidentemente il libro, come richiede, è vastissimo perché è pieno di testimonianze e altro, lo scopo di questa discussione è aprire un dibattito, è dire che prima di tutto l'idea a priori dell'inferiorità di un certo tipo di lavoro di strada rispetto all'altra è secondo me da superare, non solo perché c'è gente che è più capace di una strada applicata che una teorica, ma anche perché questa può essere una strada verso l'istruzione terziaria alternativa. In altri paesi voi sapete che è sviluppata, molto sviluppata, un'istruzione terziaria non di tipo universitario, che quindi vuol dire che non è detto che uno che faccia l'istituto professionale debba fermarsi lì, adeguatamente supportato. Chiaro che qui ci sono problemi forti di diritto allo studio, possiamo creare una capacità di creare tecnici che secondo me non è ancora del tutto coperta neanche dal 3 più 2, dal 3. Perché non pensare, e poi è un fatto culturale, ripeto, secondo me è da discutere l'idea che sia solo l'extracomunitario che si avvia a certi lavori, che poi, ripeto, in molti casi sono molto qualificati, perché per fare un esempio tra i tanti, parlando di Icaros a Bergamo, queste scuole oggi impattano lì. Chi non è di Bergamo forse non lo sa, il distretto della nautica che è a Bergamo è molto sviluppato e gli imprenditori di lì hanno questo bisogno, oppure Candiani, che è qui presente dall'ANA, può dirvi di come il coinvolgimento con gli imprenditori dell'Alto Milanese per la ricreazione di personale ad alta specializzazione. Quindi noi possiamo creare personale, dare strada, reddito, stabilità anche in un modo complementare almeno al canale fondamentale. E secondo, noi non possiamo rassegnarci, se siamo un paese civile, a lasciare che tanta gente si perda. Perché un conto è dire che la scuola deve essere valida sulla qualità, un conto è di dire che non qualità voglia dire perdere gente per strada in rivoli che non recuperiamo. Questo è l'appello appunto di Don Bosco di 150 anni fa, visto che siamo giustamente in un anno di Unità d'Italia. È un appello che purtroppo è in mutatis mutandis valido anche adesso. Occuparsi di questi temi vuol dire mettere a tema queste due questioni che sono cruciali per lo sviluppo del Paese. Grazie.
Grazie Giorgio. Do ora la parola al senatore Tiziano Treu. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. E grazie perché questa è un'occasione per me di riprendere temi che una volta mi occupavano più del 100% del tempo, adesso un po' meno, però mi sembra importante continuare un dibattito che, come ho sentito anche adesso, va approfondito, però non dimentichiamo che è aperto da tempo e il fatto che debba essere ancora rafforzato, approfondito, anche con indagini di questo tempo, vuol dire, mostra quanto forti sono le resistenze ideologiche ad affrontarlo dalla parte giusta, come è stato fatto qui, quindi grazie di questo. Mi fa anche piacere che siamo in questa sala bellissima, io ogni tanto ci vengo per motivi istituzionali, ma non avevo colto il nesso. Questo Eppur si muove, va benissimo. Speriamo che si applichi anche al sistema formativo italiano. Probabilmente questa area, della formazione nel periodo cruciale dell'età difficile, è un'area in cui la vitalità e il movimento è testimoniato anche da ricerche come questa. Mi pare che dobbiamo prenderlo come un buon segnale, perché anche questo gradimento che risulta dai dati, perché insomma è vero che c'è bisogno di alzare l'offerta formativa in generale. No, l'Italia non c'è dubbio che soffre di uno, come si dice, di uno skill gap, di una insufficienza sia della qualità e della quantità dell'educazione in generale, ma anche sul versante delle imprese, di un posizionamento produttivo non all'altezza della qualità, della competitività. Quindi è vero che questo è un problema generale, io alla fine dirò una cosa anche su questo, ma certamente uno dei punti critici, perché bisogna pure cominciare da qualche parte, credo che sia giusto mettere a fuoco questo periodo della vita e questo tipo di formazione, perché è quello che è tradizionalmente stato relegato in una posizione subalterna, ancora viene considerato, io ricordo anni passati quanti dibattiti si sono fatti per cercare di convincere alcune parti della nostra cultura accademica e scolastica che invece questo era un punto da approfondire. Quindi è giusto focalizzare qui l'attenzione, perché questo è uno snodo importante. Io vedevo adesso delle indagini dell'OCSE sulle difficoltà, le svantaggi dei vari sistemi formativi e di raccordo tra formazione e lavoro. Allora, l'Italia non c'è dubbio che ha un deficit proprio complessivo di formazione, no? I dati solo da dispersione scolastica, il fatto che noi abbiamo una quota di giovani che arrivano ai livelli di istruzione media superiore sotto ampiamente i livelli dei paesi con cui competiamo, ancora di più siamo inadeguati per quanto riguarda i livelli dell'alta formazione, e questo colpisce la competitività delle nostre imprese e colpisce l'occupazione, perché tutti i dati che si vedono anche drammaticamente adesso dei giovani disoccupati e dei giovani net, come si dice, né occupati né che in formazione, questi dati sono chiaramente legati alla mancanza, al deficit di formazione. La disoccupazione e l'inattività colpisce nettamente di più le persone che sono deboli sul piano formativo e che sono lasciate fuori o comunque ai margini. Quindi noi abbiamo questo problema generale, però ecco un punto che anche questi dati OCSE mostrano
più chiaramente forse che in passato, è che in tutti i sistemi un punto critico è il passaggio dalla scuola al lavoro, dalla scuola, come dire, di base al lavoro, e quindi il migliorare i sistemi di alternanza o di integrazione scuola-lavoro è un punto decisivo, a parità di condizioni. E purtroppo in questo, proprio per un pregiudizio panscolastico italiano, qui noi siamo ancora deficitari. La cosa che mi ha colpito è che in quasi tutti i paesi, in modo diverso o in altro, si combina scuola-lavoro anche materialmente, in una dimensione molto, molto netta. Per esempio, in certi paesi si fanno proprio periodi di, in questa età, tra i 18 e i 25, si fanno periodi di lavoro e periodi di scuola mescolati, con part-time, con periodi distinti, oppure in altri sistemi si usano molto i contratti di formazione e lavoro, mentre nel caso italiano noi abbiamo questa idea: prima lo studio inteso come appunto scolastico in senso stretto, e poi il lavoro. E quindi questa è una debolezza particolare che influisce anche poi su la sottovalutazione dei sistemi di formazione professionale e di istituti professionali. Ora, io credo che quindi sia giusto cominciare da qui. Per le cose che sono venute dalla ricerca mi sembrano tutte pertinenti, anche il fatto che ci sia appunto un gradimento, che ci sia già una buona resa, anche se non perfetta, da parte sia dell'IPS che dei centri di formazione professionale sul piano dell'occupazione, e che ci sia dell'occupazione e della buona occupazione. Quindi questo dimostra che la strada è giusta. E questo conferma che se vogliamo attivare il sistema di formazione complessivo fino ai livelli più alti, è fondamentale accettare un mandato positivo la diversificazione dei percorsi e l'interazione fra i percorsi, che è, come dire, una ricchezza, soprattutto in un momento di cambiamento produttivo, di cambiamento anche di visione del sistema produttivo, che richiede sempre di più una rottura degli schemi e un'interazione tra capacità teoriche e esperienze pratiche. Quindi questo è assolutamente un punto da sottolineare. Faccio un paio solo di, quindi avendo acquisito questo tra di noi, anche se non è acquisito in generale, faccio due osservazioni che ci indicano la necessità di continuare. Uno, che perché sia migliorato il gradimento e la resa per le persone, per la loro prospettiva occupazionale di questi percorsi, occorre investire molto, e lo dice in qualche parte il rapporto, investire molto sull'accompagnamento a monte e a valle, cioè prima sui sistemi di orientamento, perché è difficile in quell'età orientarsi, e soprattutto in questo mondo complicato, in cui una volta era facile prevedere quali erano gli sviluppi occupazionali a 5-10 anni, adesso è molto più difficile. E poi a valle, perché anche finito un pezzo del percorso formativo, non è che uno è lasciato solo. Soprattutto se, come è stato detto anche qui, questi segmenti devono dare sbocchi a ulteriori possibilità. Sono io che faccio questo pasticcio? Allora, scusate, bastava che... Io pensavo che fosse chiuso, ma adesso faccio un tentativo, perché questo... Andiamo per esperimento come Galileo. No? Sì, Galileo non aveva questi trabiccoli. L'ho spento. Dicevo che soprattutto se questi 3-5 anni devono essere
importanti per recuperare o per rimettere in pista per ulteriori sviluppi i giovani, ma anche appunto per andare oltre, è importante che ci sia questa, prima questo orientamento e poi questo accompagnamento verso il mondo delle imprese. Questa è la prima notazione. La seconda notazione, qui si è detto c'è una buona resa, anche se un po' diversa, per quanto riguarda il mestiere che si è imparato, le competenze che si sono imparate e la congruenza del lavoro. Questo è un problema molto che viene trovato, questo è un problema molto delicato, perché ha a che fare non solo con la soddisfazione delle persone, ma anche con l'efficienza del sistema, perché uno investe 10-15 anni in vari tipi di formazione e non è che basta un'occupazione qualunque, non basta né alle persone né al sistema produttivo. E invece qui dobbiamo fare un approfondimento, perché questo ha a che fare sia con un maggior accordo tra mondo della scuola e anche di questa scuola che deve essere più vicina al mondo produttivo e il sistema delle imprese, quindi un fatto di comunicazione, di informazione meno asimmetrica possibile, per vincere quello che qui non è stato menzionato ma che è importante, questo fenomeno di mismatch, no? Per cui ci sono professioni e mestieri non coltivati mentre invece sarebbero richiesti, viceversa, soprattutto le materie tecniche, questo è abbastanza chiaro, anche se tecnica è una cosa un po' generica ancora. Ma non è solo questo è una cosa importante, di cui importanza del raccordo tra scuola e imprese e dell'accompagnamento dopo, ma io voglio dirlo perché non è solo l'offerta formativa che va resa più vicina al mondo del lavoro, più duttile, più all'altezza della innovazione, ma è anche la domanda di lavoro che deve essere resa più sensibile. Noi abbiamo questo problema, che noi abbiamo imprese, soprattutto imprese medio-piccole, che non domandano la qualità e livelli di formazione che sarebbero necessari, perché non vedono abbastanza bene quanto di questo sarebbe necessario. È per questo che il nostro sistema produttivo è anche posizionato su livelli inadeguati spesso per la competizione. E guardate che molte di queste competenze che si acquisiscono a questi livelli intermedi vanno bene per segmenti tradizionali del nostro sistema produttivo. C'è un accenno anche nella ricerca, no, di rapporto con i distretti. Certo, ma i distretti di 20 anni fa avevano bisogno di personale di questo tipo che avesse fatto 3 o massimo 5 anni. I distretti di seconda o terza generazione, in generale le imprese che devono competere sui mercati mondiali a livelli di conoscenza più alti, non possono, come dire, rassegnarsi e adattarsi a chiedere solo queste cose. Devono certamente avere anche qualcosa di più, se si vuole che ci sia un'occupazione adeguata alle aspettative dei singoli e alle esigenze del sistema produttivo. Quindi qualificare l'offerta formativa, diversificarla con queste piste molto, molto importanti, ma anche qualificare la domanda. Tra l'altro noi non abbiamo un sistema ancora di rilevazione adeguato, anche se ci stanno lavorando ISFOL e gli altri, di previsione degli skills necessari. L'Unione Europea sta facendo una grande ricerca su questo argomento. Ecco, quindi io sottolineo questo punto perché guarda al futuro. E l'ultima cosa che voglio dire, mi ricollego a quello che alla fine diceva Vittadini, guardate che è importante non solo che ci siano appunto diversi percorsi perché le persone autonomamente si possano orientare e le istituzioni che devono avere autonomia, altrimenti non possiamo fare questa operazione, è importante che ci sia
questa diversità, ma è anche importante, e quindi le possibilità di cambiare, ma che ci sia la possibilità di usare questi livelli come trampolino per continuare, cioè ci sia la possibilità di progressione verticale, perché guardate che l'obiettivo di Europa 2020, ad esempio, dice che il 50% dei posti di lavoro futuri richiederanno un'istruzione terziaria. Terziaria non vuol dire universitaria tradizionale, ma vuol dire terziaria, cioè non vuol dire 3 anni o 5 anni, può voler dire di più. E poi può voler dire una manutenzione nel corso della vita, questo ha a che fare col sistema della formazione continua, di cui qui non parliamo, ma che è esattamente collegato al tema che facciamo adesso. Quindi, come vedete, eppure si muove bene, questo è un punto su cui dobbiamo insistere, rompendo delle resistenze che ci sono, sapendo che questo segmento del sistema deve essere dinamico e permettere anche di essere superato per andare oltre. Grazie. Buonasera a tutti. A me spetta il compito di provare a descrivere una di queste esperienze che sono state indagate nel rapporto. E dico subito in premessa che nel descrivere questa esperienza, che è quella che più direttamente mi riguarda, descriviamo però una serie di caratteristiche che sono rinvenibili in tante altre esperienze che sono descritte nel rapporto, anche se evidentemente le modalità e le intensità di queste caratteristiche variano da una all'altra. Da dove nasce la piazza dei mestieri? Beh, nasce certamente come una risposta a un bisogno. È già stato detto, e ci sono tutta una serie di dati, un set di indicatori che ogni volta che ci incontriamo, insomma, ce ne raccontiamo alcuni, che ci dicono che c'è una necessità importante di risposta da parte del sistema di noi adulti rispetto al sistema educativo. E quando dico noi adulti dico il livello istituzionale, ma dico anche proprio il livello della responsabilità dell'adulto. Questi indicatori li conosciamo e su questi quindi non mi soffermo. Ecco, la cosa interessante è che però tutta la difficoltà del sistema educativo, tutti questi parametri nelle varie indagini OCSE che ci collocano al di sotto normalmente delle classifiche internazionali, sono a fronte del fatto che comunque la spesa per allievo che noi abbiamo in Italia permane essere più alta di quella della media OCSE, e si vede l'effetto di questa difficoltà di natura educativa proprio per quanto riguarda il mondo del lavoro, perché abbiamo una forte presenza di disoccupati, come è noto, tra gli studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni, ma soprattutto, come anche l'indagine, come diceva prima il professor Vittadini, ha fatto emergere, è molto difficile la transizione al lavoro. La transizione dal sistema educativo al lavoro è molto lunga, e non solo è molto lunga, ma molto spesso è poco coerente. Ma l'evidenza di un bisogno a cui rispondere non è sufficiente perché nasca la risposta a un bisogno. C'è sempre qualcosa che accade o che deve accadere e che muove. Da dove nasce la piazza dei mestieri? La piazza dei mestieri nasce nel 2004, ma nasce in realtà molto prima, e per quanto mi riguarda nasce dall'incontro con la fede cristiana. Nasce dall'incontro con la fede in una accezione particolare, che è quella che ho incontrato, che è la storia nata con Don Giussani, e che è stata una cosa che quando ero ragazzo, come i ragazzini che adesso vengono alla piazza dei mestieri, mi ha fatto appassionare alla mia vita e mi ha fatto appassionare alla realtà. E dopo 35 anni è la stessa cosa che continua a farmi appassionare alla mia vita e continua a farmi appassionare alla realtà di questi ragazzi. E poi tutte queste realtà non nascono normalmente per una genialità particolare di un singolo, ma nascono dentro una storia, nascono da un'amicizia. Nella storia della Piazza dei Mestieri è stata fondamentale in particolare l'amicizia con altre due persone, che poi man mano è cresciuta e con cui insieme si è costruito. E poi, come diceva già prima Vittadini,
nasce ed è nata dal vedere tanti ragazzi e tanti giovani e da questa ferita di vederli scivolare proprio verso l'esclusione sociale e verso forme di marginalità. Ora provo a descrivere quali sono le cinque caratteristiche della Piazza dei Mestieri. La prima, che è già stata richiamata, una proposta educativa incentrata sulla bellezza. La bellezza muove tutti, muove ciascuno di noi, attrae ciascuno, ma ha una forza attrattiva particolarissima negli adolescenti, nei giovani. E allora nel pensare alla Piazza dei Mestieri abbiamo pensato a questo in ogni particolare. Il primo, il luogo. Abbiamo voluto creare un luogo che immediatamente nell'impatto visivo per i ragazzi che arrivassero avesse questa aspetto emotivo che colpisse veramente il loro cuore e i loro occhi nell'entrare. Infatti una delle cose più semplici che dicono i nostri ragazzi quando entrano, soprattutto al primo anno, è: ma qui è tutto bello ed è tutto per me. È una formula molto semplice ma che spiega molto bene. Ma alla bellezza ci si educa, e qui si sfata un altro tabù. No, la formazione professionale non lo è da tanto tempo quella dove si addestra qualcuno a tirar di lima. La formazione professionale è appunto un mondo molto variegato, ma dove c'è una grande attenzione a tante dimensioni. Per questo la Piazza dei Mestieri, per esempio, noi abbiamo voluto dal primo anno aprire una serie di attività culturali, sono circa 70 all'anno tra musica, teatro, concerti, e abbiamo istituito una cosa strana, forse vi apparirà per la formazione professionale, ma il concorso di poesia. E dopo 3 anni il concorso di poesia è diventato il concorso nazionale degli istituti professionali e dei centri di formazione professionale, e dall'anno scorso si è aperto anche il segmento della prosa, perché appunto alla bellezza e al gusto non è esclusivamente l'impatto, ma c'è un'educazione. Un'educazione che arriva fino al punto dell'aspetto lavorativo e delle produzioni, poi su questo tornerò un attimo dopo, ma noi ai nostri ragazzi che imparano il loro mestiere, che fanno, come vedremo dopo, il cioccolato, la birra, i barman, i grafici, eccetera, cerchiamo e li aiutiamo e gli trasmettiamo il gusto per quel che fanno, quel gusto che tante volte ci è stato ricordato e che ci ricorda la celebre frase di Peggy: è proprio il gusto di fare una cosa bella, perché è bello farla così, perché è bello vedere che le tue mani trasformano così la realtà. E siccome alla Piazza dei Mestieri non vi posso portare tutti, e siccome i video erano troppo lunghi, mi sono limitato a farvi vedere un paio di foto, così più o meno si capisce di cosa stiamo parlando. Questa è la Piazza dei Mestieri in visione notturna, è una vecchia conceria di 7.000 metri quadri in cui ogni giorno 550 ragazzini dai 14 ai 17 anni varcano il portone e cominciano la loro vita nella corte che si intravede. In questa successiva vedete anche qui una breve testimonianza delle cose che vi dicevo prima, cioè l'aspetto delle mostre. Per esempio la biblioteca è un posto bello, è un posto dove loro stanno nel loro tempo libero a studiare o da soli o aiutati, e tutte le altre sono semplicemente delle immagini per dare un minimo di introduzione a qual è l'oggetto di cui stiamo parlando. La seconda caratteristica della Piazza dei Mestieri, che ovviamente è tutta implicita nel nome, e che è una formazione proprio incentrata sui mestieri. Da noi i ragazzi imparano a diventare cuochi, barman, pasticceri, panettieri, cioccolatieri, birrai, grafici e acconciatori. E come diceva prima Vittadini, uno dei punti di partenza fondamentali è stato proprio la riscoperta del lavoro manuale, del mettere le mani in pasta. E questo è uno degli elementi che è stato fondamentale nel successo e anche in termini di esiti. Ma dall'altra parte è anche un aspetto culturale, proprio questo superamento ancora così difficile comunque nel nostro paese tra teorie e tecne. E poi c'è un altro aspetto, questo metodo di partire dal mestiere rispetta uno stile cognitivo, non tutti imparano nello stesso modo, c'è chi è più capace di imparare secondo una modalità deduttiva e chi secondo una modalità induttiva. E si impara dall'esperienza, anche qui semplicemente per dire che da un particolare si può risalire ai saperi generali. Faccio 2 esempi, quando i nostri ragazzi lavorano, stanno facendo la birra piuttosto che stanno facendo il pane eccetera, iniziano a intuire qual è la valenza della chimica, qual è la valenza dell'aritmetica e della matematica, perché hanno la necessità di stabilizzare quello che hanno iniziato a fare. Così come imparare dall'esperienza, un altro esempio,
uno dei nostri partner è L'Oréal, perché appunto quando c'è di acconciatore può stare in Piemonte, spesso vengono a fare il loro board al ristorante della Piazza dei Mestieri e i nostri ragazzini che servono vanno con i loro piatti a servire, e quando arrivano lì e si sentono parlare solo in francese, per loro è naturale l'indomani mattina andare dall'insegnante e dire, con termini che non posso usare perché la sala non è adeguata, ma che sintetizzo, oh, quando è che cominciamo a studiare le lingue che puntini, puntini, puntini. Cioè è proprio la realtà, appunto, è più convincente di mille discorsi. Qui, di nuovo, semplicemente in modo un po' sintetico, vedete alcuni dei mestieri che fanno i nostri ragazzi. La terza caratteristica è un'educazione alla realtà totale. Cioè il problema più grande che noi abbiamo quando arrivano questi ragazzini è la percezione che loro hanno di sé, che è una percezione fortemente negativa, al di là degli atteggiamenti esteriori, dell'aspetto di bullo quando arrivano in gruppo, ma hanno una percezione molto negativa, e questo deriva dal fatto che molto spesso c'è proprio un aspetto alle spalle di tradizione personale, sociale, familiare che la genera. Molti hanno gravi difficoltà familiari, il 70% delle famiglie dei nostri 550 ragazzi vivono sotto la soglia di povertà, cioè ci sono anche tanti aspetti alle spalle che generano questa cosa, e allora bisogna cominciare a fargli recuperare questa percezione. Il primo modo è dentro lo scambio dell'esperienza. Lo scambio dell'esperienza è coi coetanei, ma è tantissimo con i loro, noi chiamiamo maestri, con i loro insegnanti, con le persone che li seguono. Così come è un grande aiuto per loro l'introduzione al lavoro e soprattutto al valore del lavoro, perché dopo i 3 anni, uno dei problemi più gravi che anche l'indagine fa emergere in termini di risultati, uno dei problemi più gravi non è che questi ragazzi non sono adeguati per il lavoro che andranno a fare. Tra l'altro noi abbiamo una coerenza occupazionale altissima del 95%, tassi molto alti, ma il loro problema è la tenuta, perché quello che a loro manca è la capacità di stare dentro la dinamica del lavoro, e questo introduce quello che è il fattore, secondo me, più rilevante, più innovativo di questa esperienza, è che per questo motivo noi non abbiamo semplicemente voluto favorire l'alternanza, ma abbiamo generato all'interno della Piazza dei Mestieri delle vere e proprie attività produttive. Cioè una cooperativa che gestisce in ognuno dei settori educativi, gestisce un'attività produttiva equivalente, in cui c'è un professionista, almeno evidentemente, che la guida, e in cui vengono coinvolti i ragazzi, che sono sì coinvolti in termini di stage, ma sono coinvolti anche proprio in termini di lavoro reale. Per esempio il ristorante piuttosto che al pub, alla sera sono assunti, nei laboratori di cioccolateria, nei periodi di punta sono assunti, eccetera. E poi sempre nell'educazione integrale, appunto l'educazione all'arte, l'ho già detta, c'è anche un'attenzione all'aspetto dello sport, non si capisce bene com'è, ma la formazione professionale in Italia è una cosa dove i ragazzi stanno 7 ore al giorno in formazione professionale, ma non è prevista nessun'ora di educazione fisica. La quarta e penultima caratteristica che sin dall'origine ci ha caratterizzato l'abbiamo riassunta con uno slogan, che è fare con, fare insieme. Sin dall'inizio noi abbiamo voluto coinvolgere le istituzioni, regione, comune, provincia, camera di commercio, le fondazioni bancarie, e questo non solo per un aspetto anche rilevante nelle fasi di start-up di questa realtà, che è anche il sostegno economico-finanziario, ma questo proprio per una condivisione sul territorio del progetto. E la cosa che dopo 7 anni ci sorprende è che da questo si è generata una situazione per cui in qualche modo la Piazza dei Mestieri è diventata non solo oggetto di politiche, ma stakeholder del territorio. Cioè uno dei soggetti con i quali insieme si costruiscono risposte. La stessa cosa è accaduta con le scuole. Anche qui integrazione, interazione, sempre grande polemica, quando si comincia veramente a lavorare insieme ci vuole un po' di fatica, ma prima o poi tante barriere cadono. Le imprese, fattore essenziale, ci sono 700 imprese piccole che collaborano stabilmente con la Piazza dei Mestieri, sia nella definizione degli aspetti didattici, sia negli stage, sia negli inserimenti lavorativi, così come alcune grandi imprese
che invece hanno anche una funzione di sostegno per quelle attività che vi dicevo prima, perché un esempio su tutti, se il 70% è sotto la soglia di povertà, questi ragazzi non hanno 4 euro al giorno per poter mangiare, e il fatto di poter avere un luogo, anche questo, di incontro e di convivenza in cui questo accade, diventa interessante. Così come è stato interessante per noi, ed è nato quasi per caso, con 30-35 persone tra imprenditori, dirigenti, manager, eccetera, dove una volta al mese ci si incontra per discutere della piazza dei mestieri. Come va, come sta andando, quali sono le difficoltà, si discute insieme il budget, e questo non è una cosa banale, perché uno dei limiti che talvolta ci sono nelle nostre esperienze di formazione professionale è proprio l'autoreferenzialità. Quindi essere aperti al mondo è una cosa interessante. L'ultima caratteristica è che la piazza dei mestieri è una scommessa imprenditoriale, come diciamo noi un po' sinteticamente, è opera e impresa al tempo stesso, cioè nasce sì da quello che vi ho detto prima, da un aspetto anche di passione ideale, ma ha tutte e vuole avere tutte le dinamiche che sono quelle tipiche dell'impresa, per cui si misura sull'efficacia, e noi ci misuriamo sul successo formativo e sull'inserimento lavorativo, e devo dire che appunto i risultati sono stati eccellenti, l'inserimento lavorativo è stato l'80% fino, devo dire, al pre-crisi. Oggi c'è molto difficile misurare l'inserimento lavorativo, perché in realtà le forme contrattuali, diciamo che sono molto opache e quindi molto difficilmente certificabili. Ma anche efficiente, nel momento in cui noi abbiamo deciso di aprire delle attività produttive, non è che siccome le facciamo con i ragazzi, per i ragazzi, allora va bene tutto. Le attività produttive sono attività produttive, se stanno sul mercato, stanno sul mercato, e come tutti devono raggiungere l'equilibrio economico, perché sennò diventa una finzione. È una realtà dinamica, perché impariamo continuamente, perché sono nate tante cose su, per esempio, un'attenzione alla genitorialità, che all'inizio ai genitori che non c'era, alcune questioni sull'integrazione, perché è un tema che in questo momento ci tocca, che nascono proprio dall'esperienza. E infine oggi, diciamo, un modello esportabile, cioè, infatti noi stiamo tentando di aprire la piazza dei mestieri a Catania, che è un'impresa un po' più complessa di averla aperta a Torino, ma speriamo di farcela, e come dicevo prima è anche per certi versi un modello di policy. Noi siamo in un momento, questa indagine arriva in un momento particolarissimo, perché per la prima volta siamo a ordinamento dopo tanti anni, perché le forme Moratti arriva a ordinamento adesso, a settembre parte l'istruzione tecnica superiore, gli ITS di Fioroni, quindi siamo in questo momento in una condizione molto particolare per passare da quella che è stata in questo periodo, in questi anni, una fase di natura pionieristica e sperimentale a una fase definitiva. In questo ci sarebbero tante considerazioni, ma mi taccio perché vedo che il tempo che ho dato è un po' troppo, però anche su questo un po' di politiche, che sono politiche di fiscalità generale, penso 5 per 1000 più dai meno versi, ma anche alla dinamica dell'evoluzione del federalismo, potrebbero e sarebbero un aiuto. E concludo veramente con il protagonisti, con una protagonista per tutte le 550 della Piazza dei Mestieri, perché i protagonisti della Piazza dei Mestieri sono i nostri ragazzi, e vi assicuro che sono quelli che tutte le mattine, rivedendo la speranza in loro, danno a noi la forza di continuare, e vi assicuro che se chi è dentro le istituzioni ogni tanto riesce a respirare un po' e a venirsi a fare un giro, oltre a essere contento, gli può dare delle idee. Concludo con queste parole, che sono questa breve poesia di questa ragazza che si intitola Solitudine. Solitudine, compagna lieve di tutta la gente, che affolla la mente, ma svuota l'anima. Non sei la vincitrice tu, non sei più la regina. Qualcuno può sconfiggerti, con l'abbraccio del bene può trafiggerti. Non è più male la mia vita, non è più tristezza il mio futuro. Solo il sapore del ricordo mi resta ancora amaro, ma è già un passato dimenticato, un tempo rinnovato. Io credo che le parole di Valentina diano a tutti noi la forza e il coraggio per continuare questa battaglia. Grazie. Per l'ultima testimonianza do la parola ad Andrea Oliviero, Presidente Nazionale delle ACLI. Grazie per l'invito e per questo bellissimo lavoro che ci avete offerto. Grazie anche per il luogo nel quale si presenta, visto che è stato più volte citato questa sera. Aggiungo ancora un ulteriore aneddoto. In questa sala, oltre a venire
l'importante, e noi per certi versi anche drammatico, processo Galileo Galilei, sono state anche fondate le ACLI, quindi la mia associazione, nell'agosto del 1944, appena liberata Roma. Quindi ancor più possiamo dire che questa è una sala che porta bene, che certamente sprona, fa fare qualche passo in avanti, almeno speriamo che questo sia anche per la tematica che affrontiamo questa sera. Appunto la formazione professionale che viene indagata così bene da questo rapporto e che è un tema che appunto appassiona, io credo, molti di quanti sono qui questa sera e moltissime organizzazioni sociali di diversa estrazione, di diversa storia, ma che si sono ugualmente interrogate sul che fare per il bene e per l'interesse dei giovani e hanno scelto la formazione come strategia fondamentale per loro stessi. Perché questo? Innanzitutto per le cose che sono state questa sera già ricordate, che sono ben anche supportate dalle analisi della ricerca, perché la formazione professionale non è soltanto addestramento, come qualcuno appunto talvolta continua a ribadire senza più utilizzare il termine, ma andando comunque a evidenziare questo concetto. La formazione è innanzitutto una grande strategia educativa e questo dobbiamo ribadirlo con forza oggi a fronte anche della netta percezione che noi tutti abbiamo, è diventata appunto oggi non solo più nel mondo cattolico ma in tutta la nostra società appunto di una convinzione comune, quella di essere in un momento di crisi, di fatica particolare appunto rispetto ai processi educativi. In che misura la formazione e educazione? Beh, innanzitutto perché, come è stato ricordato, mette al centro la persona. Mette al centro la persona, ogni persona, e va a prendersi cura di ciascuno a partire dalle caratteristiche proprie. In molti casi anche faticando particolarmente, perché le persone che si avvicinano alla formazione professionale, i dati ce lo hanno ricordato, sono persone che hanno alle spalle dei fallimenti, non sono dei falliti, sono dei ragazzi, dei ragazzini, ma hanno alle spalle dei fallimenti che derivano da dei contesti in molti casi nei quali si sono trovati a vivere, contesti familiari, contesti sociali, contesti anche scolastici, talvolta che non hanno saputo stimolare, accompagnare, aiutare i ragazzi al successo e che quindi hanno creato ghettizzazione, esclusione sociale. Noi nell'ambito della formazione professionale innanzitutto teniamo conto di chi abbiamo di fronte e cerchiamo di partire nell'andare a individuare le risorse del ragazzo, lo diceva Dario poc'anzi, a vedere quali sono gli elementi di speranza per fare uscire appunto dalla solitudine spesso angosciante nella quale si trovano ragazzi che a 14-15 anni già conoscono il fallimento nelle loro relazioni esterne, per cercare di andare invece a scoprire le doti, i talenti che appunto sono presenti, sono sempre presenti, e facendo leva su questi a costruire un processo che porti questi ragazzi al successo, a trovare appunto fino in fondo la propria strada. E guardate, i dati dicono soltanto parzialmente i dati, dicono parzialmente la realtà. Da un lato c'è un successo connesso al lavoro, è l'obiettivo per noi, ci ritornerò tra poco, è naturalmente il primo e più importante obiettivo, perché quando questi ragazzi avranno trovato un lavoro dignitoso saranno pienamente cittadini, avranno la possibilità di vivere fino in fondo la loro vita sociale, ma intanto è già un grande successo quando noi riusciamo a portarli al successo all'interno del percorso formativo, al diploma, al riconoscimento appunto di quello che è stato compiuto, perché appunto ribadisco in molti casi è un primo elemento di autostima che produce poi una nuova capacità di impegno, di appunto mettersi in gioco all'interno della società.
in maniera positiva, non appunto andando a cercare, inseguendo disvalori, un protagonismo negativo. Spesso noi abbiamo a che fare con situazioni di questo tipo, lo sapete perfettamente, nei nostri centri combattiamo il bullismo, combattiamo anche forme di violenza sottili che si ingenerano nel mondo giovanile con frequenza. Per far questo, appunto, i nostri centri, il nostro mondo ha messo in campo un progetto pedagogico educativo. Qui ci tengo a dirlo perché quando si parla di formazione si deve parlare di progettualità. Non si può parlare soltanto di azioni che di volta in volta vengono progettate e che possono essere assegnate e portate avanti da chi che sia. No, noi quando lavoriamo su ragazzi, lavoriamo in particolare con alcune categorie di ragazzi, dobbiamo avere un ben preciso progetto educativo e dobbiamo avere persone pedagogicamente formate per poter andare a trasmettere un sistema valoriale insieme con competenze specifiche nei diversi ambiti di attività. Questo dico e ribadisco con forza perché, attenzione, è questa anche una delle richieste maggiori che ci viene dal mondo delle imprese. Tra poco ci arriverò. Non è vero che l'impresa vuole soltanto la formazione tecnica, la preparazione sul pezzo immediato per poter mettere il lavoratore nella cosa. No, vuole nella gran parte dei casi dei giovani seri, dei giovani maturi, che sappiano qual è il valore del lavoro, sappiano collocare questo all'interno di una vita sana, positiva, di relazioni corrette con le persone. E questo è un processo educativo naturalmente. E limitarsi soltanto ad un tratto della vita, cioè l'aspetto appunto propriamente delle competenze tecniche per poter svolgere un'attività, è un elemento che non è sufficiente per un buon inserimento nel mondo lavorativo e non è sufficiente per garantire al ragazzo la possibilità di rimanere a lungo e positivamente nel mondo del lavoro, anche se ci riuscisse momentaneamente. Assieme a questo, dicevo, il nostro mondo, devo dire con più determinazione negli ultimi anni, facendo anche profonde trasformazioni, ma queste non ci spaventano, l'abbiamo detto in tante circostanze, purché siano dentro un disegno che non ci marginalizzi come mondo, ha lavorato per andare a creare legami sempre più stretti tra la formazione e il lavoro, come è giusto e naturale che sia. Innanzitutto andando a lavorare affinché vi fosse una forte connessione tra i centri di formazione e il mondo delle imprese e il territorio all'interno del quale si andava ad operare. L'uno e l'altro, attenzione, certamente il mondo delle imprese, che sono i nostri partner naturali, perché sono coloro che devono credere nel nostro lavoro, ci devono dare input, ma devono anche scommettere con noi sulla bontà della formazione. Molte volte ci si trova, soprattutto nelle situazioni virtuose, nella condizione che dobbiamo chiedere alle imprese di non assumere gli allievi fino a che non hanno finito il percorso, ad esempio, e quindi capite quanto la scommessa è una scommessa comune. Dobbiamo andare a chiedere loro in tante situazioni di investire su di noi dandoci macchinari, dandoci risorse, perché non abbiamo risorse sufficienti diversamente per poterle acquisire, ma si crea in questo modo una liaison strategica, fondamentale per la riuscita dell'operazione. Ma dobbiamo fare questo raccordo non solo con la singola impresa ma anche con i territori, perché in molti casi noi dobbiamo capire qual è la vocazione. Quindi naturalmente dobbiamo lavorare con le istituzioni, dobbiamo lavorare con tutti i soggetti presenti per capire di lì a 5, di lì a 10 anni che cosa avverrà in quel territorio, quale sarà la vocazione di quel territorio e la prospettiva strategica. Vedete, diversamente il rischio è di andare a formare lavoratori per lavori che di lì a breve non ci saranno più o che in qualche misura saranno lavori deboli e fragili. E questo per noi quindi un elemento di sfida. Sulla base di questo noi dobbiamo andare a fare tutta l'attività di orientamento, cioè cercare di spiegare ai giovani quali sono le strategie, quali sono le possibilità concrete che ci sono di lavoro nei diversi territori. Vedete, a me ha colpito molto positivamente il dato relativo al grado di soddisfazione dei ragazzi all'interno dei percorsi di formazione, perché in realtà
indica il fatto che i ragazzi hanno colto la bontà del percorso e hanno capito anche che in qualche misura quel percorso, che talvolta non era quello che immaginato e sognato all'origine, è comunque importante per la loro vita e li ha messi nella condizione di potersi giocare. Altro dato che emerge appunto dalla ricerca è che vi è una forte congruenza all'interno della formazione professionale tra il percorso formativo fatto e poi appunto lo sbocco lavorativo. Questo per noi è un elemento decisivo, perché capite, andare ad assecondare i sogni, che molte volte sono appunto come tali assolutamente nebulosi, del ragazzino, senza andare poi a guardare quella che è concretamente la realtà dei fatti, è pericolosissimo. Attenzione, nel mondo della formazione professionale esistono anche soggetti che agiscono in questi termini. Quando noi sosteniamo la formazione, sosteniamo un modello di formazione, che è svolto da enti che nel tempo si sono costituiti nella prospettiva di durare e di svolgere una vera e propria missione, un'attività che appunto nasce da un profondo convincimento e che ha alle spalle organizzazioni che sono prevalentemente organizzazioni no profit guarda caso, che appunto identificano in questo il loro scopo strategico. Beh, tra questi vengono fatte queste scelte, altri blandiscono i giovani e inseguono anche professionalità talvolta appunto inesistenti oggi e anche nel futuro. C'è un altro elemento che anche qui Dario Olifredi già sottolineava parlando della sua esperienza, che noi tocchiamo con mano quotidianamente e che è un elemento a parer mio vincente del sistema di formazione italiana oggi, ma potrebbe diventare ancor più consistente per il futuro, che è il tema dello sviluppo dell'autoimprenditorialità giovanile. Vedete, noi abbiamo a che fare oggi prevalentemente con giovani che si trovano a svolgere attività, a formazione su ambiti appunto specifici, che non presentano delle possibilità di lavoro immediate, soprattutto in fasi critiche come quelle che stiamo attraversando. Aiutarli, sostenerli, incoraggiarli, ma anche costruire dei veri e propri processi che consentano l'accompagnamento nei primi anni di lavoro, mettendoli nella condizione di poter essi stessi sviluppare autoimprenditorialità, è un elemento fondamentale, ai noi purtroppo ancora abbastanza fragile nel nostro Paese. Poche sono state le azioni da questo punto di vista strategiche messe in atto nell'ambito della formazione, dell'inserimento, che hanno avuto risultati, ma che abbiano avuto anche appunto una forza significativa. Per noi l'accompagnamento al lavoro è un presupposto fondamentale, e lo è per una ragione che io credo poi alla fine risulti decisiva anche per tutto il nostro sistema, che è quello del portare i giovani a vedere la formazione non soltanto come un momento iniziale del proprio percorso lavorativo. Questo è un punto essenziale che ancora oggi non è percepito dalla maggioranza dei ragazzi e delle famiglie italiane. Perché la questione che appunto noi vediamo costantemente è, nel pensiero comune, è di segmentare appunto le stagioni della vita e di andare a considerare appunto la stagione formativa come la stagione della giovinezza precedente all'avvio al lavoro. Noi sempre di più dobbiamo invece far sì che i ragazzi ritengano di doversi collocare informazione in forma permanente, avendo appunto la possibilità di rimanere legati, connessi in maniera permanente a luoghi formativi che facciano loro proposte e che diano loro degli stimoli per una crescita e una prospettiva. E questo, guardate, lo si costruisce con dei processi ben precisi e lo si deve anche però supportare con normative precise. Sono anni che noi ci stiamo battendo in particolare appunto per avere un vero riconoscimento della formazione continua e che ci possa dare anche quegli strumenti per davvero andare, non in maniera sporadica,
o soltanto nei momenti di crisi a fare formazione. Guardate, noi abbiamo questo elemento che è paradossale nel nostro paese. Quando un lavoratore sente parlare di formazione, inizia a tremare, perché intuisce che si sta avvicinando una crisi e una riorganizzazione aziendale, probabilmente nella prospettiva dell'espulsione. E questa è la realtà dei fatti. Anche negli ultimi mesi abbiamo assistito per l'ennesima volta a grandi infornate di formazione professionale. Salutiamo il Ministro. Dicevo, anche negli ultimi mesi abbiamo assistito a un'infornata di formazione professionale che faceva tremare i nostri lavoratori, perché capivano appunto che era una formazione volta più a occupare i tempi, no, della cassa integrazione, della situazione drammatica, piuttosto che non un piano strategico. Allora io credo che noi dobbiamo invece sempre di più far crescere una mentalità, una cultura di formazione continua che porti i giovani a vedere la formazione come un elemento decisivo per il proprio percorso di vita e che faccia sì anche che le stesse aziende scommettano sulla formazione. Credo da questo punto di vista che sia importante sottolineare un elemento che spesso appunto poi fa nascere polemiche anche con lo stesso nostro Ministro, perché appunto l'interpretazione che viene data all'esterno non viene colta fino in fondo nella sua misura. Io credo che sia necessario che per la formazione iniziale, per quella formazione educativa che citavo al principio, sia necessario avere strumenti propri, e da questo punto di vista gli enti di formazione professionale debbono giocare fino in fondo le loro carte e senza aver paura di trasformarsi, di cambiarsi, di correre ancora di più di come hanno fatto fino ad oggi e di mettere in gioco tutto il loro patrimonio culturale e storico, debbono dare delle risposte convincenti e di senso. Per quanto riguarda invece i processi appunto di formazione continua, che appunto devono nascere da questo percorso e da questa integrazione permanente tra lavoro e formazione, noi dobbiamo lavorare ancor più insieme con le imprese, e il mondo delle imprese diventa il mondo decisivo, il luogo chiaramente che più di tutto deve mettersi in gioco, ma credo ci sia spazio per tutti in questo processo, ciascuno facendo fino in fondo la sua parte e mettendosi anche a rivedere i suoi modelli laddove non sono precisi. Chiudo dicendo che questo lavoro, che questo rapporto che ci viene presentato questa sera è un importante strumento per il superamento delle ideologie, ma ancora una volta appunto la Fondazione per la Sussidiarietà ci aiuta in questa direzione. Da un lato superare la prima critica che noi scontiamo permanentemente: se siete scuola allora dovete essere statale perché non lo siete, e quindi veniamo colpiti da questo punto di vista. La seconda: se non siete scuola ma siete addestramento, allora siete di serie B, e cosa state ad alzare la testa? E ancor più appunto ci viene veniamo esclusi dai luoghi appunto buoni della formazione e dell'educazione. E ancora operiamo nell'ambito spesso della formazione manuale. Voi sapete quanto questa è svilita complessivamente nel nostro paese, sempre di più ingiustamente, e lo vediamo quotidianamente. Allora, io credo che a noi oggi tocchi andare a, con più forza ancora di quanto non abbiamo fatto fino ad oggi, combattere questi luoghi comuni, questi elementi vecchi di natura ideologica, e andare invece a proporre un modello nel quale la formazione abbia pieno diritto e una prospettiva di sussidiarietà, quindi andandosi ad assumere le sue responsabilità in un sistema rinnovato che non fa sconti a nessuno, ma in un sistema nel quale anche venga tenuto in debita considerazione il soggetto che opera in un'ottica vera di sussidiarietà nell'interesse del bene comune e una prospettiva pubblica, come sono i nostri enti privati, ma che operano da sempre con quella logica, a fronte di molti altri soggetti che non hanno sposato questa storia e non hanno appunto queste prospettive. Credo che questo sia un impegno grande da parte nostra, ma è anche una richiesta di altrettanto forte impegno da parte delle istituzioni, affinché definitivamente si compiano quelle scelte che io credo oggi siano assolutamente indispensabili per far sì che questo nostro mondo, che
è un mondo ricco che, come abbiamo visto dalle esperienze, dà molto al nostro Paese, possa ancor più crescere e possa, io credo, ancor più offrire il proprio contributo anche per l'uscita da questa nostra crisi. Grazie. Grazie dottor Oliviero, benvenuto signor Ministro, le do la parola per concludere questo evento. Grazie, io darò un contributo probabilmente sovrapposto a molte delle considerazioni che sono state svolte e innanzitutto ringraziando sinceramente la Fondazione per la sussidiarietà per averci fornito anche quest'anno un rapporto straordinariamente utile che si colloca molto appropriatamente anche nelle politiche pubbliche che sono in corso per quanto riguarda il fondamentale obiettivo della maggiore occupabilità delle persone e soprattutto dei più giovani nel nostro Paese. Il tema dell'employability è di recente acquisizione, era tra i pilastri della strategia europea per l'occupazione. È una parola che abbiamo, credo, tradotto direttamente dall'inglese, che non era utilizzata nel nostro linguaggio, anche perché il nostro sistema educativo aveva perso, a mio avviso, una finalità fondamentale quale quella dell'occupabilità delle persone, appunto, cioè il peso delle ideologie sul nostro sistema educativo viene manifestamente pagato dai più giovani oggi, la cui difficoltà nell'entrare e nel mercato del lavoro e nel parteciparvi in termini sostenibili si riconduce largamente alla loro bassa occupabilità, una condizione che è riconducibile soprattutto ai cattivi maestri e ai cattivi genitori, cioè hanno appartenuto per lo più, si sono formati per lo più negli anni 70, di cui ieri sera abbiamo discusso in un bel libro che vi consiglio di leggere perché ne sono stato il produttore, e ne sono il prefattore, cioè gli anni nei quali si sono poste le premesse per ciò che oggi purtroppo amaramente constatiamo nelle nostre giovani generazioni. Altro che retorica della precarietà, quasi sempre agitata magari da coloro che ne portano la responsabilità. Noi stiamo registrando un marcato disallineamento di competenze tra quelle richieste dal mercato del lavoro e quelle presenti nei nostri giovani. Il disallineamento di competenze è una caratteristica di molti paesi di tradizionale industrializzazione, osservata anche dai tre economisti del lavoro che sono stati insigniti del premio Nobel, ma possiamo certamente rilevare come in Italia sia più evidente che altrove, in quanto non solo conseguenza del salto tecnologico che si è prodotto, ma anche del disastro educativo che si è prodotto nel corso degli ultimi decenni e della assenza delle famiglie, del mancato riconoscimento del ruolo delle famiglie nelle funzioni di orientamento alle scelte educative. Forse io non sono stato del tutto politicamente corretto nel parlare di cattivi genitori, ma accanto a un sistema che non ha riconosciuto adeguatamente il ruolo delle famiglie, vi sono stati anche genitori fortemente distratti, pronti a scendere in piazza ora per coprire il loro senso di colpa, ma certamente assenti nel momento in cui
magari ai loro figli facevano fare una scelta liceale per convenzione sociale e non perché corrispondente alla vocazione dei loro figli o non li accompagnavano nel loro percorso educativo conducendoli a quella patologia che io insisto sempre deve essere tenuta in considerazione non meno dell'abbandono precoce del percorso educativo, che è la patologia del disadattamento scolastico, invero poco analizzata perché gli analisti normalmente sono tra quelli che portano la responsabilità della patologia stessa e quindi non amano molto analizzarla. La patologia del disadattamento scolastico educativo è quella dei molti che raggiungono, concludono un percorso educativo verso i 30 anni con titoli non riconosciuti dal mercato del lavoro, non apprezzati dal mercato del lavoro, perché costruiti sulle esigenze dei docenti e non sull'occupabilità delle persone e segmentati fortemente in numero di esami, sempre nel nome autoreferenziale delle esigenze dei docenti e con una rigidissima separazione rispetto al mercato del lavoro. Secondo quella visione sacrale dell'educazione che l'ha voluta assolutamente impermeabile al lavoro e che ha misconosciuto il lavoro come parte del processo educativo. Se mi perdonano i miei amici, io faccio spesso un esempio un po' dissacrante, mi dispiace perché io sono un ammiratore delle suore di clausura, ma spesso le nostre istituzioni educative, soprattutto la nostra università, assomiglia a un convento di clausura, ma che non si vuole contaminare con il mondo. In realtà spesso i commenti di clausura li ho visti giustamente anche essere attenti al mondo, ma questo proprio non si vuole contaminare, salvo che le badesse escono dalla porta posteriore, ciascuna per proprio conto individualmente si contamina e come con il mondo, ma l'istituzione educativa viene mantenuta estranea e non per un principio astratto, perché è più conveniente che rimanga separata dal mondo, perché richiederebbe ad essi l'impegno ad essere intramenia, ad occuparsi del collegamento dell'istituzione educativa con il mondo. Quando noi abbiamo con la legge Biagi introdotto gli uffici di placement, gli uffici di orientamento e collocamento e di dialogo con il mercato del lavoro, nonostante anche i finanziamenti generosi, perché faticano nelle nostre università a svilupparsi, ad essere efficaci? Perché richiederebbero la presenza di qualcuno intramenia che se ne occupi adeguatamente e che sviluppi tutte quelle forme di collaborazione con il mercato del lavoro che sarebbero necessarie, che sarebbero utili. Perché l'apprendistato di primo livello non cresce? Quello perché si realizza in aziende convenzionate con le università, consentendo il conseguimento di un titolo universitario o post-universitario in un'attività lavorativa coerente con quel percorso, perché richiede che qualcuno intramenia stia lì a costruire questi rapporti, ad occuparsi a pieno tempo dell'occupabilità dei nostri giovani. Per non dire del rifiuto della manualità considerata, come si diceva, insieme alle scelte di tipo tecnico e professionale, la serie B delle competenze il rifiuto della manualità è il simbolo della crisi della responsabilità che si è prodotta nelle più giovani generazioni in conseguenza dei cattivi maestri e dei cattivi genitori, perché se c'è una parola che sintetizza il degrado che si è prodotto si chiama responsabilità, senso della responsabilità, e la manualità evoca meravigliosamente la responsabilità. Le conoscenze pratiche sono un complemento doveroso delle conoscenze teoriche e spesso inducono anche a curiosità verso approfondimenti di carattere teorico, mentre difficilmente accade il contrario. Io credo che questo debba essere il tempo davvero in cui dare una spallata e un'accelerazione utile a includere i nostri giovani
e a salvarli dalla deriva nella quale alcuni vorrebbero portarli con due prospettive illusorie che ad essi vengono date. Quelle che io ho visto nelle esigue manifestazioni di sabato, esigue manifestazioni di sabato, di fronte ad un fenomeno, quello dell'insicurezza dei giovani, che pure è così largo. Le due prospettive illusorie erano la stabilizzazione nello Stato e il salario minimo garantito a prescindere. Queste erano le due prospettive. Non c'era il precario cosiddetto di una piccola media impresa industriale, guarda caso, erano tutte pubbliche amministrazioni, solo pubbliche amministrazioni e dintorni. RAI, coda del pubblico come Alitalia, coda del residuo del pubblico e l'idea di un salario garantito. Ora, io credo che la strada debba essere invece l'altra, non quella di dare prospettive illusorie di questo tipo, ma di investire nelle conoscenze, nelle competenze, recuperando anche chi si trovi a pagare le conseguenze della patologia del disadattamento scolastico. E credo che il modo migliore deve essere quello di informare adeguatamente sulle caratteristiche della domanda di lavoro. Con il programma Excelsior lo facciamo ora ogni 3 mesi su base provinciale e cercheremo anche di ampliare ulteriormente la base campionaria per dare informazioni sempre più affidabili. Così come attraverso i programmi PISA e PIAC dell'OCSE dobbiamo analizzare adeguatamente la struttura dell'offerta per capire quanto più puntualmente, in che misura, quindi agire in conseguenza. Sapete, il programma PISA è già operoso e riguarda gli studenti, i giovani, e sapete le carenze che qui a questo proposito vengono registrate. Il programma PIAC è prossimo ad entrare in operatività e riguarda gli adulti e le carenze che ci rivelerà e ci confermerà per molti aspetti nel nostro squilibrio che caratterizza, cioè, la nostra forza lavoro tra basse, intermedie ed alte competenze, purtroppo con un appesantimento sulle basse competenze seriali e sulle intermedie che in qualche misura devono entrambe le aree contenersi per lo sviluppo delle alte e riqualificarsi anche per avere una maggiore dimensione di alte competenze. L'orientamento svolge una funzione fondamentale. La flessibilità delle scelte educative deve essere consentita attraverso quell'idea delle passerelle, dei passaggi duttili. L'integrazione tra apprendimento e lavoro deve essere ricorrente e quindi il lavoro deve essere parte del processo educativo. L'offerta educativa deve essere plurale. E plurale non nel senso del disordine dell'offerta quale si è prodotta nel corso di questi anni, mi riferisco cioè alla eccessiva frammentazione dei percorsi che vengono offerti, che invece devono essere ricondotti a una dimensione molto più contenuta e più efficiente di offerta, quanto piuttosto la pluralità, ovviamente la riferisco alla dimensione statuale e a quella altrettanto pubblica, nel senso di public, che può essere organizzata dal privato e dal privato sociale in modo particolare. Credo che soprattutto le competenze tecniche e professionali debbano essere incoraggiate e debbano essere incoraggiate precisando anche, ed è necessario farlo date alcune devianze che avverto nella nostra società, ricordando sempre che non esiste una razionalità tecnica autosufficiente, ma che la
la razionalità tecnica si deve sempre ancorare ai solidi valori della tradizione nazionale, e quindi quanto è importante che ci sia anche un adeguato contenuto valoriale nella stessa istruzione e formazione tecnica e professionale. Viviamo un tempo nel quale qualcuno le nostre élite, così quelle che si autodefiniscono tali, vorrebbero l'autosufficienza arrogante della razionalità tecnica, ma proprio per questo abbiamo bisogno di rifiutare la loro illusoria egemonia la loro pretesa egemonia culturale e ancorarci al popolo con istituti che nel popolo siano quanto più immersi e che siano caratterizzati proprio da una compenetrazione con i tessuti produttivi, anche per quella integrazione per la quale sempre insistevo, tra apprendimento e lavoro. I contratti di apprendistato sono stati disegnati in funzione di questa integrazione. Marco Biagi li volle articolare nell'apprendistato di primo livello, così faticoso da affermare, così faticoso da spiegare a chi non vuole essere, a chi non vuol capire. Ricordate la discussione sul passaggio ai 16 anni, ai 15 anni, chiedo scusa, come se l'ipotesi di un apprendistato di primo livello, caratterizzato come tipicamente è in Germania, da funzione educativa, che include l'esperienza lavorativa, fosse un minus rispetto a ciò che accade a un giovane di 14 o di 15 anni quando per varie ragioni non vuole proseguire il percorso di studi. La Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno già sottoscritto gli accordi col Ministero del Lavoro e dell'Istruzione, si accingono a farlo la Regione Lazio e un'altra regione certamente, in questo momento mi sfugge, ma molte altre so interessate. Abbiamo bisogno soprattutto dei centri di formazione professionale che operano in sussidiarietà per costruire anche i percorsi idonei a conseguire la qualifica triennale che con l'apprendistato di primo livello è possibile raggiungere, e che spiega anche la soluzione di partire almeno da 15 anni. E mi auguro che le parti sociali vogliano anche ripensare alla stessa retribuzione nel contratto di apprendistato di primo livello, secondo il principio per cui più vi è contenuto formativo autentico, effettivo, meno ci può essere salario, e viceversa, se volete, certamente. E quanto è importante che quella qualifica triennale si concluda davvero con una verifica e con una certificazione sostanzialistica della competenza acquisita, come perfino nell'apprendistato professionalizzante e nella riforma che siamo delegati dal Parlamento a realizzare, che nei prossimi giorni porteremo all'esame delle parti sociali e della conferenza Stato-Regioni, cercheremo di introdurre, cioè anche nell'apprendistato professionalizzante, una possibilità di forte apprendimento anche in un ambiente lavorativo, con competenze trasversali garantite, ma che si deve concludere con certificazione sostanzialistica circa la competenza che alla fine si è acquisita. Dell'apprendistato di primo livello, dicevo prima, segnalando anche le molte pigrizie che stentano a far decollare quell'ambiziosa forma di apprendistato. Questa ricerca è molto indicativa poi per quanto riguarda, non a caso, gli esiti. Io penso che molti di voi, quando vedono questo atteggiamento deresponsabilizzante che la retorica della precarietà diffonde, simile a quell'affermazione di Alberto Sordi, sì, va bene, non faccio niente perché a me mi ha rovinato la guerra,
la memma ha rovinato la guerra è un atteggiamento che può avere anche un fondamento, come forse anche il personaggio nel film aveva effettivamente dalla guerra ricevuto una limitazione alla espressione delle sue capacità, ma è allo stesso tempo un atteggiamento deresponsabilizzante di rinuncia all'assunzione di responsabilità in chi viene sollecitato ad avere questo atteggiamento e a sua volta poi lo assume. Quando si guardano gli esiti di queste competenze si capiscono molte cose, e io davvero considero questo un volume di cui auspico e per il quale mi adopererò alla massima divulgazione, perché davvero i molti che sono stati indotti dai cattivi pifferai di Hamlin come topolini nel fosso della inoccupabilità possano trarre tutta la motivazione e tutta l'informazione necessaria a percorsi invece rivolti alla occupabilità. Certamente questo devono fare le funzioni pubbliche nella dimensione nazionale ma anche nella dimensione regionale. Ogni assessore regionale ha detto alla formazione si legga bene queste cose. Noi confidiamo che il tempo, le condizioni oggettive, la evidenza delle responsabilità che si sono prodotte consenta davvero di ritornare, se volete, per certi versi all'antico, perché davvero il futuro non può non avere il cuore antico di queste esperienze, che in sussidiarietà sono state robustamente realizzate e che innervano molta parte dei nostri territori. Io finisco davvero, l'altro giorno ho avuto un'esperienza molto bella, erano presenti alcuni di voi, a quei circa 1000 giovani, vedo anche il promotore, riuniti, e mi ha colpito molto una cosa. Io parlando con loro del loro futuro nella condizione non facile di un ministro del lavoro di questi tempi e partendo addirittura col piede sbagliatissimo di avere frainteso il cantante e l'autore della canzone che intonavano, quindi partito proprio nel peggiore dei modi, ho potuto dialogare con loro perché loro non avevano pregiudizi. Credo che in un liceo del centro di Roma non mi sarebbe andata allo stesso modo anche se avessi azzeccato la canzone. Credo sia superfluo da parte di chi presiede aggiungere ulteriori commenti a quanto abbiamo ascoltato. Mi sia consentito però dare una sottolineatura sulla sussidiarietà. Oggi, lungi dall'essere un mero principio giuridico, essa rappresenta un reale modello di sviluppo volto al raggiungimento del bene comune, come ha ben sottolineato Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in Veritate. I risultati di questa ricerca sulla formazione professionale hanno ampiamente dimostrato gli effetti positivi di interventi basati sulla sussidiarietà, per cui anche per essa si può ribadire l'asserzione di galileiana memoria già ascoltata in questa sala. Sussidiarietà eppur si muove. Nel concludere desidero ringraziare tutti i relatori che hanno dato vita a questo interessante dibattito, ma non di meno vanno ringraziati tutti coloro che con il proprio lavoro appassionato hanno reso possibile la realizzazione di questo rapporto e di questo evento. Grazie. Complimenti.